C'è un'immagine di Saffo universalmente nota, l'avrete vista senz'altro anche voi. La poetessa con gli orecchini e le tavolette cerate in mano, la penna, lo stilo alle labbra da Carlotta Gozzaniana, l'aria assorta ed ispirata. Si tratta del noto, come è scritto lì, dipinto pompeiano del maestro di Ercolano, conservato a Napoli al Museo Archeologico, che naturalmente non ha nulla da spartire con Saffo. Rappresenta piuttosto, molto probabilmente, una nobildonna della High Society pompeiana di età neroniana, quindi siamo molto lontani da Saffo. Ma è un'immagine che è stata spesso associata a lei e ripetutamente utilizzata per illustrare poster, manifesti, libri scolastici, persino articoli di giornale sull'importanza dell'antichità classica nei nostri giorni. È un'immagine in effetti di straordinaria suggestione, se la guardate lasciandovi un po' andare. Pare l'emblema stesso del poeta lirico, così come siamo abituati a immaginarlo, a raffigurarcelo oggi. Intento a dettare ad una pagina per un pubblico illimitato di lettori silenziosi e distanti il frutto della sua ispirazione. Ed è un'immagine senza dubbio lontanissima dalla realtà della Saffo storica, dal suo modo di comporre e soprattutto di eseguire i suoi componimenti. E c'è un Carme che tutti conoscono, anche quelli che non sanno il greco, tanto è stato tradotto, imitato, ripreso. Forse è il componimento più famoso in assoluto, potremmo dire, della letteratura greca, forse addirittura della letteratura occidentale. Parlando prima con i colleghi, con il nostro attore, abbiamo ricordato il rifacimento di Catullo, il Carme 51, le due traduzioni di Foscolo, una del 1790, l'altra del 1821, o anche la terza scena del primo atto della Fedro di Racine, o la Eleanor e la Fatima di Tennyson, entrambe del 1832, sono solo alcuni dei capitoli, delle tappe della fortuna di questo Carme. Un Carme anch'esso letto inevitabilmente fuori contesto e così agevolmente trasformato, come tutte le cose fuori contesto diventano immediatamente utilizzabili, in un manifesto dell'amore in generale e dell'attrazione omoerotica in particolare. Lo leggiamo, il testo zero delle vostre fotocopie. A me pare sia uguale agli dèi quell'uomo, chi sia, che di fronte a te siede e accanto, mentre sì dolcemente parli, ti ascolta e sorridi e susciti desiderio. E ciò mi sconvolge il cuore nel petto, che appena ti vedo non mi è concesso dire più nulla, ma la lingua si è franta ed un sottile fuoco tosto corre sotto la pelle. Con gli occhi non vedo nulla e rimbombano le mie orecchie e freddo sudore si effonde e un tremito tutta mi cattura e sono più verde dell'erba e al morire poco lontana paio a me stessa. Ma tutto si può sopportare che... E qui il testo si interrompe e chissà come andava avanti. Un'ode sulla passione d'amore, evidentemente, quell'esplosivo insieme di reazioni psicofisiche che l'io parlante prova di fronte alla bellezza straordinaria e incontenibile di una giovane in dolce colloquio con un uomo davvero beato. Questo almeno è quello che si desume dai testimoni principali di questo canto, che ci è giunto solo per tradizione indiretta di fatto, l'anonimo del sublime, l'anonimo per ipsus, che vi riscontrò una summa degli elementi atti a suscitare e a ottenere il sublime poetico, e Plutarco, che lo cita in tre passi diversi dei suoi Moralia, a cui si aggiunge la prosa parafrastica di un papiro della società italiana, il 1470, che ha permesso di ricostruire in forma relativamente esatta il verso 16. Che l'analisi quasi clinica, come vedete, tuttavia sostenuta da uno stile elevato e omerizzante, molto alto in questo Carme, forse più alto della norma di Saffo, di questo complesso sentimento che si è voluto anche impropriamente chiamare gelosia, in qualche caso,
servisse a magnificare, forse anche a incoraggiare una fanciulla del gruppo arrivata alla vigilia delle nozze, è certo possibile. Come anche che il Carme si concludesse al verso 16, cioè prima di quel finale così problematico e corrotto che pure abbiamo tradotto e letto. Ma per l'uno e l'altro assunto, nel testo, come vedete, manca ogni indizio chiaro. Ma poiché poi soprattutto un poeta arcaico, quelli che chiamiamo i lirici arcaici, ma un poeta arcaico tout court, non componeva primariamente pour le siècle, ma per platee molto ben determinate, per occasioni precise, con una funzione pragmatica anch'essa ben delineata, dovremmo infine ammettere che del Carme più famoso della letteratura occidentale, quello che conosciamo in definitiva è ben poco. Carme e immagine, l'immagine che avete visto prima del maestro di Ercolano e questa ode, il frammento 31 di Saffo, sono tuttavia inscindibilmente legati alla sua immagine, all'idea dei, perlomeno all'idea di Saffo che i secoli hanno trasmesso. E d'altra parte, se vogliamo parlare di Saffo, se vogliamo andare alla ricerca di Saffo, come recita il titolo di queste vostre conferenze, per cui mi devo davvero congratulare per la partecipazione, per l'organizzazione, abbiamo due strade di fronte a noi che potremmo prendere. La prima è molto breve e consiste nell'ordinata rassegna, possibilmente sistematica, dei circa 215 frammenti e delle circa 100 testimonianze che l'antichità ci ha trasmesso su Saffo. Gli uni e gli altri, come potete capire, anche dalla frammentarietà che tra poco anche la voce del nostro attore riprodurrà, largamente insufficienti a ricostruire una personalità letteraria e il quadro coerente di una produzione poetica. Gli uni e gli altri produttivi piuttosto di una serie infinita di problemi, di interrogativi, di domande. La seconda strada che potremmo prendere, ma mi permetto di tranquillizzarvi subito, non la prenderemo, è molto più lunga e si snoda per le innumerevoli tappe della fortuna di Saffo. Prima ne ricordavamo quattro nel ripercorrere qualche tappa appunto delle riprese del frammento 31. Della fortuna di Saffo, o meglio dell'immagine che già gli antichi, a partire almeno dei commediografi di V secolo, ma probabilmente già da prima, si trasmisero a noi e si trasmisero tra di loro. E qui i cliché sono a tutti noti, no? La Saffo amante brutta, piccola e nera, la Saffo perversa ninfomane, la Saffo maestra di scuola, quasi un Socrate in gonnella, potremmo dire. La Saffo vessillifera della femminilità, in qualche caso persino del femminismo. Noi ci limiteremo invece a alcuni quadretti che proverei adesso a sintetizzare con alcuni sottotitoli che vi possano aiutare ad inquadrarli per cercare di leggere alcune delle testimonianze, alcuni dei frammenti di Saffo, anche solo per renderci conto di quanto di questa figura così importante ci sfugga ancora oggi. E partiamo naturalmente dalle biografie che l'antichità ci ha trasmesso. Dove ci parlano, dove gli eruditi che hanno contribuito a redigerle, vedremo poi che anche la storia di queste notizie è una storia molto lunga, registrano per esempio i nomi al plurale, troppi nomi, del padre di Saffo, il nome problematico della madre, Cleide, che qualcuno ha voluto ricondurre alla famiglia dei Cleanattidi, una delle grandi famiglie aristocratiche che si contendevano il potere a Lesbo. In tal caso Saffo sarebbe stata politicamente una nemica di Alceo, altra figura con cui spesso viene associata, perché ne condivide luogo, tempo. Il marito, che portava forse un nome parlante, ci torneremo. I fratelli, che non capiamo bene se erano degli agricoltori aristocratici o dei borghesi commercianti, che sono stati protagonisti di storie tese anche in famiglia tra Lesbo e l'Egitto. Sono notizie che leggiamo primariamente nella Suda, un nome buffo che probabilmente riflette il titolo più che il nome dell'autore di questa grande enciclopedia bizantina del X secolo, che quando si occupa di biografie riprende un'opera biografica del VI secolo con un nome lunghissimo, l'Onomatologos, la raccolta di nomi di Esichio di Mileto, il quale a sua volta attingeva a un grande lessico della prima età imperiale, il lessico di Panfilo, che si fondava a sua volta sulla filologia
Alessandrina, e siamo risaliti fino al III secolo avanti Cristo, alessandrini che a loro volta riprendevano le notizie che anche i peripatetici avevano contribuito a raccogliere. Vedete che quindi quello che leggiamo nella Suda nel X secolo d.C. può almeno in parte risalire a quello che la dottrina peripatetica aveva raccolto nel IV secolo avanti Cristo, la lunga strada di tante notizie. Notizie su Saffo, dunque, con buona dovizia di dettagli, si leggono nel X secolo d.C. nella voce enciclopedica della Suda. Tratta, come vi dicevo, dall'Onomatologos di Esichio Milesio del VI secolo d.C. Leggiamo questo testo. Saffo, figlia di Simone, per altri di Eumene, per altre di Erigio, per altri di Ecrito, per altri di Semo, per altri di Camone, per altri di Etarco, per altri di Scamandronimo. La madre era Cleide, lesbia di Ereso, poetessa lirica, viva nella 42esima Olimpiade, 612-608 a.C., quando erano attivi anche Alceo, Stesicoro e Pittaco. Aveva anche tre fratelli, Larico, Carasso e Urigio. Si sposò con Cercila, un uomo ricchissimo che veniva da Andro, e con lui fece una figlia che si chiamava Cleide. Sue compagne e amiche furono tre persone, Attide, Telesippa, Megara, e fu accusata in modo infamante di intrattenere turpi rapporti erotici con loro. Sue discepole furono Anattoria di Mileto, Gongila di Colofone, Eunica di Salamina. Scrisse 9 libri di canti lirici e per prima inventò il plettro. Scrisse anche epigrammi ed elegie e giambi e monodie. Dopo la menzione di queste ben 8, come avete visto, possibilità per il nome del padre, con l'ultima Scamandronimo che sembra trovare conferma nelle altre fonti e quindi viene normalmente accettata dagli studiosi, sono registrati nell'ordine il nome della madre, la provenienza lesbia da Ereso, la fioritura, e cioè il 40° anno, grosso modo, meglio che non la nascita, nella 42esima Olimpiade, la sincronia con Alceo, Stesicoro e Pittaco, i nomi dei tre fratelli, Larico, Carasso ed Eurigio, su cui torneremo, quello forse parlante del marito Cercila di Andro, che Ercos in greco vuol dire coda, può indicare anche l'organo sessuale maschile, e quindi una delle traduzioni che potremmo dare di questo nome, a seconda di come interpretiamo il suffisso, potrebbe essere codone o codino di Virilia dell'isola di Andro. Questo ha fatto pensare che si trattasse di un nome parlante, ma sui nomi parlanti bisogna sempre stare attenti, qualche volta ci sono nomi parlanti che sono anche reali. E poi i nomi della figlia Cleide, omonima della madre, quelli delle compagne e amiche Attide, Telesippa e Megara, con l'aura di turpe omofilia che aleggiava su questi rapporti, e delle discepole Anagora o Anattoria, sono le due possibilità per questo nome, Gongila ed Eunica. A ennesima conferma, Anagora o Anattoria veniva da Mileto, Gongila da Colofone, Eunica da Salamina, sia della natura anche educativa che Saffo doveva avere, ricoprire nella società del suo tempo, sia del carattere internazionale del suo gruppo, che quindi ospitava persone che venivano anche da fuori Lesbo. Segue la bibliografia, per così dire, relativa alla sua opera. Una biografia anonima di Saffo, conservata questa volta da un papiro del II-III secolo d.C., vedete che cominciamo a risalire nel tempo, è il papiro di Ossirinco 1800, in cui è esplicitamente citato, forse in chiave polemica, un peripatetico Cameleonte, contiene sostanzialmente gli stessi dati ricavabili anche dalla Suda, il che ci fa certi dell'antichità, almeno peripatetica, di quelle notizie, anche perché l'estensore di queste note su papiro polemizza con la sua fonte, che è appunto Cameleonte. Anche qui, in serie, l'origine lesbia e anzi mitilenese di Saffo, il nome Scamandro o Scamandronimo del padre, i tre fratelli Erigio, Larico, il più amato ed apprezzato sembra, e Carasso, con l'imbarazzante affair di Dorica Rodopi, ci torneremo,
La figlia e la madre, entrambe di nome Cleide, e infine le accuse circa l'omofilia, l'aspetto fisico ripugnante e la bassa statura, accuse su cui è possibile che l'anonimo estensore della nota polemizzasse con i biografismi di Cameleonte. E anche qui, nella parte più frammentaria del papiro, vedete che a un certo punto il papiro si rompe, ci sono molte lacune, figuravano indicazioni sull'opera in dialetto dorico e in 9 libri di componimenti lirici, più forse uno di elegie e di altri generi poetici. È il testo 1b che possiamo leggere insieme. Saffo era lesbia di stirpe della città di Mitilene e suo padre si chiamava Scamandro, secondo alcuni Scamandronimo. Ebbe 3 fratelli, Erigio, Larico e il più grande Carasso, che se ne andò per mare in Egitto, restò implicato in una relazione con una certa dorica e sperperò molto denaro per costei. Saffo si affezionò maggiormente a Larico, che era quello più giovane. Ebbe inoltre una figlia di nome Cleide, come sua madre. Alcuni l'hanno accusata di essere sregolata di carattere e di amare le donne. Pare che abbia avuto un aspetto particolarmente brutto e spregevole, perché era scura di carnagione e molto bassa di statura. La stessa cosa capitò anche a proposito di Alceo, che era più piccolo, come Cameleonte. Si sbagliò, da lui dice, si è servita del dialetto, scrisse 9 libri di componimenti lirici e di elegie e di altri generi in... Non sono pazzo, ma vedete che ci sono i frammenti. E quello che sappiamo di Saffo a livello biografico è più o meno tutto qui, sapete, quindi non tanto. E come vedete le stesse notizie che gli antichi si sono trasmessi durante i secoli. Proviamo a fare un passo oltre però e a risalire, perché ho visto qualche occhio luccicare, quindi lo scabroso episodio di Carasso con Dorica Rodopi potrebbe essere interessante. Proviamo a fare un passo avanti e risalire alla testimonianza di Erodoto, che parla per l'appunto della relazione tra Carasso e Rodopi. Ci offre una cronologia che non torna e dà adito, come sempre, a molti dubbi, e proveremo a cercare magari qualche soluzione a questi dubbi. Secondo Erodoto, dunque, siamo nel secondo libro, quello relativo all'Egitto, al capitolo 135, il mitilenese Carasso, figlio di Scamandronimo e fratello di Saffo, la poetessa, Musso Poios, chiamata proprio così, riscattò a caro prezzo, con grandi ricchezze, dice Erodoto, la famosa cortigiana tracia Rodopi, un nome che in greco vuol dire letteralmente sguardo di rosa, e quindi probabilmente un soprannome. Giunta a Naucrati, in Egitto, per esercitare la prostituzione di alto bordo, sembrerebbe, è divenuta così famosa che, secondo l'opinione di alcuni greci, con cui Erodoto polemizza, non sembra credere a questa opinione, le sarebbe stata dedicata persino addirittura una piramide. È il testo 2 delle vostre fotocopie che proviamo adesso a leggere insieme. Rodopi era all'apice dei suoi giorni al tempo del regno di Amasi e non di costui, Micerino. E lo era quindi moltissimi anni dopo questi re che lasciarono queste piramidi. Originaria della Tracia, Rodopi era schiava di Iatmone, figlio di Efestopoli, un uomo di Samo, e compagna di schiavitù di Esopo, il narratore. Rodopi venne in Egitto portata da Xanto di Samo e quando vi giunse per esercitarvi il mestiere, fu liberata ad alto prezzo da un uomo di Mitilene, Carasso, figlio di Scamandronimo, fratello di Saffo, la poetessa delle Muse. Così Rodopi fu liberata, rimase in Egitto ed essendo straordinariamente sexy, si guadagnò grandi ricchezze, abbastanza per essere Rodopi, ma non tante da arrivare a costruire una piramide del genere. Dopo che ebbe liberato Rodopi, Carasso fece ritorno a Mitilene e in un carme Saffo lo rimproverò molto.
L'amore ardente di Carasso, come vedete, certo anche il beau geste della liberazione nei confronti di questa intraprendente fanciulla, che Strabone e Ateneo chiamano appunto anche col nome di Dorica, regalina, forse non meno parlante di quello precedente. Il primo la identifica esplicitamente con Rodopi, il secondo invece ipotizza una confusione da parte di Erodoto. E questo amore e questa liberazione costarono a Carasso una fortuna, evidentemente, e alla sua famiglia imbarazzo e vergogna. Che Saffo, nel tentativo infine affettuoso e chissà se fruttuoso di riguadagnare il fratello alla casa a vita e al pudore perduto, non mancò di stigmatizzare, accusando nel contempo la di circonvenzione di incapace o quasi la disinibita amante di questo ingenuo fratello, che era giunto in Egitto, sembrerebbe, per commerciare vino di Lesbo, particolarmente pregiato fino dai poemi omerici. Poiché, stando a quello che dice lo stesso Erodoto, Rodopi sarebbe fiorita sotto il regno di Amasi, 569-525, occorre risolvere questo problema in uno dei tre modi seguenti. Se si suppone che lei e Dorica fossero la stessa persona, abbassare di qualche decennio la cronologia tradizionale di Saffo, che sarebbe invece fiorita o nel 612 o nel 610 o nel 600 secondo le altre fonti. Una è la Suda, che abbiamo letto prima, l'altra è il Chronicon di Eusebio Girolamo. Oppure, seconda soluzione, ammettere che Erodoto possa avere riferito ad una Rodopi famosa sotto Amasi anche le imprese di una Dorica risalente a qualche decennio prima. O terza soluzione, supporre che il gusto per i sincronismi, tipico della cronografia e della biografia greca, per sincronie suggestive, diciamo così, possa avere portato Erodoto o le sue fonti a comprimere queste cronologie. Abbiamo letto alla fine, proprio nelle ultime righe di questo brano delle storie di Erodoto, che in un Carme Saffo lo rimproverò molto. Per la verità il greco non è univoco qui, si potrebbe anche intendere la rimproverò molto. E in tal caso l'oggetto dei rimproveri di Saffo non sarebbe il fratello, ma piuttosto la sua amante che lo aveva, per così dire, ingannato e circuito. Abbiamo però la fortuna di avere, in forma molto frammentaria, e vedo già l'attore che mi sta guardando male perché adesso lo costringeremo a un tour de force, alcuni carmi di Saffo per Carasso e contro Dorica. Sono i frammenti 5 e 15, dove si parla della liberazione dall'angoscia e dove forse sono contenute, ma in forma molto soft, come vedrete, delle critiche al fratello. Il primo di questi due carmi è quello oggi conservato come frammento 5. È il testo 3A nelle vostre fotocopie, lo potete seguire anche sulla pagina scritta. Venerande Nereidi, sano e salvo il fratello qui datemi che torni. E ciò che nel suo cuor vuole che egli avvenga, quello si compia. Quanti errori compì un tempo, dissolva tutto. E agli amici gioia egli divenga, e noi ai nemici, e a noi non lo sia giammai alcuno. E alla sorella voglia egli fare più onore, e dalle angosce dolorose, soffrendo un tempo, udendo, dei cittadini un tempo, di nuovo, niente a lungo e sappia, e tu, Cipride veneranda. Forse un carme di Biasimo. Sembra più verosimilmente un melos propempticon, come lo chiamavano i greci, cioè un carme di buon augurio per un viaggio incipiente, piuttosto che un melos prosfoneticon, e cioè un carme che doveva salutare, accogliere un viaggio felicemente terminato, perché Carasso sembrerebbe dover ancora partire. Un carme destinato verosimilmente a essere cantato a solo di fronte a un pubblico simpatetico ma più allargato della solita piccola cerchia di Saffo. Forse allargato a una componente maschile, erano presenti anche i maschi, non solo un pubblico femminile.
Forse all'intera casata e ai suoi alleati. Quando si parla di una casata nella grecità arcaica, bisogna pensare a un gruppo di 100 e più persone, come saremo noi oggi qui. E di questo Carme, due papiri di Ossirinco, ed ora un papiro che è stato pubblicato proprio l'anno scorso, in questo periodo, nuovo di zecca potremmo dire, un papiro che sta alla Green Collection a Oklahoma City negli Stati Uniti, hanno restituito, un papiro che peraltro è importante perché conferma la natura incipitaria del primo verso. Il Carme cominciava con Venerande Nereidi, come abbiamo letto. Hanno restituito questi papiri i frammenti di 5 strofe. Forse il Carme nella sua interezza, sia pure con tutti i buchi che abbiamo riprodotto anche a voce, che si aprono al verso 1 nel nome delle marine Nereidi, che erano venerate anche a Lesbo, ne abbiamo testimonianze antiche, e si chiudono al verso 18 in quello di Cipride, la dea dell'amore è nata dal mare, divinità Euploia, cioè della buona navigazione, potremmo dire, e forse anche protettrice del commercio marittimo proprio con Naucrati, anche qui abbiamo testimonianze storiche che parlano di questo, nonché probabile nume tutelare, la divinità protettrice della cerchia saffica. Quanto di meglio, insomma, questo Carme sembrerebbe per propiziare una tranquilla navigazione di ritorno, come si dice ai versi 1 e seguente, sulle acque insidiose dell'Egeo e via da quelle non meno tempestose, non meno turbolente, degli amori rischiosi e viscosi. E per garantire un sereno reintegro del figlio il prodigo, per così dire, nel seno della casata e della comunità cittadina, come si dice ai versi 5 e 14. Si dice, si lascia intendere tra un buco e l'altro. La congiunzione di altri due papiri di Ossirinco, o meglio di due frustuli di un papiro, il 1231, un papiro molto importante perché ci ha conservato una quindicina di frammenti di Saffo, suggerita da uno studioso nel 1928, Hermann Frenkel, e poi accolta da quasi tutti gli studiosi successivi, ha permesso di ricostruire parzialmente altre tre strofe saffiche conclusive. Se la coronide, un segno particolare che affiora nel frammentario margine sinistro dell'ultimo rigo, indicava davvero la fine del Carme, di un Carme ancora incentrato, si direbbe, sulla vicenda di Carasso e di Dorica, e ancora nel segno di un propempticon o di un prosfoneticon, un Carme di saluto per una partenza o per un arrivo, per il fratello, come suggeriscono la probabile presenza ancora dell'epiteto afroditico Euploia, dalla buona navigazione, che segue un macarismos, una beatificazione o un riferimento alla beatitudine divina al verso 1, un accenno alla buona sorte a un porto al verso 7 e il ritorno circolare a una Cipride che con ogni probabilità si vorrebbe il più possibile aspra, cattiva al verso 9, contro una Dorica non più legittimata a vantarsi delle proprie viscose capacità erotiche. È il testo 3B delle vostre fotocopie che sentiamo insieme. Beat, buona navigazione, sbagliò, sorte del porto, Cipride, e possa trovarti aspra, e non si glori Dorica dicendo che una seconda volta giunse. Possiamo pensare che questo potesse essere un Carme di accoglienza e quello di prima un Carme per la partenza, che quello fosse rivolto a un pubblico cittadino e che questo fosse rivolto alla sola cerchia dei familiari, che fosse un canto per il ritorno dal primo viaggio di Carasso, quello, e per la partenza per il secondo viaggio, questo. Tutte le ipotesi, insomma, restano sul piatto. Ed è difficile, anzi impossibile, prendere posizione a favore dell'uno o dell'altra. Quello che è certo è che Carasso non è esplicitamente rimproverato, come ci diceva Erodoto, vedete? Naturalmente uno può dire nei buchi Saffo diceva cose indicibili contro Carasso, ma da quello che abbiamo il rimprovero non c'è. Come invece Saffo fa nella testimonianza, probabilmente pseudo-ovidiana, non so cosa ne pensino i colleghi latinisti che vedo qui in prima fila, dell'eroide quindicesima del corpus ovidiano, dove la critica a Carasso da parte di Saffo, che
innamorata di Faone, come ricordava prima la professoressa Magrassi, è ripetuta e manifesta. La leggiamo brevemente, è la testimonianza 4 nelle vostre fotocopie. 6 anni appena avevo, quando le ossa anzitempo raccolte del padre mio, le mie lacrime bevvero. Arse sciocco un fratello, dall'amore di una sgualdrina preso, e n'ebbe danni e ne fu svergognato. Ridotto in povertà, col remo agile percorre onde cerule e male cerca quel che perse male. Anche me ha in odio, perché lo ammonì più volte con premura. Questo mi è valsa la franchezza, questo il mio dire affettuoso. E se mancassero fatiche senza fine, accresce i miei affanni la mia bimba. Beh, qui Saffo ci parla di tutti i suoi problemi personali e si lamenta, come spesso fanno le sorelle, di suo fratello. Proprio sulla base di questa testimonianza, i più hanno interpretato lo e non la nella ultima frase di Erodoto che abbiamo letto prima. Ma come vedete, nei frammenti che ci sono conservati, un rimprovero di Saffo su Carasso non c'è. Anzi, Carasso non è nemmeno nominato, né nel frammento 5 né nel frammento 15. E non era mai nominato da Saffo fino a che, all'inizio dello scorso anno, un nuovo papiro, che in realtà stava in una collezione privata e che solo all'inizio dello scorso anno è venuto alla luce pubblicamente, non ci ha restituito un considerevole, un notevole carme saffico in cui si parla del ritorno di Carasso e della crescita di Larico, e i due fratelli finalmente sono nominati. Anche qui qualche titoletto che vi, sottotitoletto che vi può aiutare nella lettura. C'è un tu familiare a cui Saffo sembra rivolgersi, forse la mamma, un riferimento al proverbio quando c'è la salute c'è tutto, un riferimento all'importanza di avere un uomo in casa e un riferimento alla necessità di pregare Era, forse in quell'Eraion di Messon che costituiva nel centro dell'isola di Lesbo il principale santuario. Carasso qui è nominato. Ed è un componimento molto notevole che dobbiamo a Dirk Obbink, l'inesausto alfiere americano, che è quello che gestisce ormai il grande progetto dei papiri di Ossirinco. La porzione del papiro di una collezione privata, come vi dicevo, vediamo se sono stato diligente, eccolo qua, lo riuscite a vedere almeno nella sua forma, che è stato ribattezzato Papiro Saffo Obbink, anche perché non ha un numero, non ha una collezione, scritto forse dallo stesso scriba del papiro della Green Collection a cui facevamo riferimento prima, ha restituito i 20 versi finali, non l'intero componimento, perché un altro papiro di Ossirinco conserva in modo molto frammentario due versi che dovevano precedere il primo di questo. Di un notevole, vi dicevo, componimento di Saffo sui suoi fratelli, in cui sono finalmente menzionati tanto Carasso e le sue attività sul mare, ai versi 3 e 10, quanto il giovane Larico, al verso 20. È il testo 5 delle vostre fotocopie e lo leggiamo. Le traduzioni, per misere che siano, sono sempre mie in ogni caso. Ma tu ripeti sempre che Carasso arrivi con la nave piena. Questo lo sa Zeus, credo, e tutti gli dèi. Tu non ci devi pensare, e devi invece mandare me, guidarmi, a supplicare molto Era Regina, perché ritorni qui Carasso, e porti la nave sana e salva, e intatti trovi noi. Per tutto il resto, facciamo affidamento sugli dèi. Anche il sereno torna all'improvviso dopo grandi tempeste. Quando il re dell'Olimpo stabilisca di far seguire un nume protettore alle afflizioni, quelli sono beati e colmi di ogni gioia. Così anche noi, se Larico rialza la propria testa e ormai diventa uomo, potremmo tutto a un tratto liberarci di molti pesi al cuore. L'io parlante, con ogni probabilità Saffo alla luce di tutte le testimonianze che abbiamo faticosamente letto sin qui,
come vedete, rimprovera un tu, il padre, ma il padre, dice Ovidio, o lo pseudo Ovidio, era morto quando Saffo era piccola, la madre forse, un altro familiare, il fratello Erigio, un servo, una nutrice, qui le possibilità sono tante, di continuare a chiacchierare del ritorno di Carasso con la nave piena, ai versi 1 e seguenti. Quando invece di occuparsi di ciò che solo Zeus e tutti gli altri dei conoscono nella loro onniscienza, i versi 4 e seguenti, dovrebbe piuttosto inviarla da Era, regina, a pregarla perché Carasso torni sano e salvo e con la nave, forse il sostentamento della famiglia, uno dei sostentamenti della famiglia, parimenti salva. E intatta trovi anche la sua famiglia stessa, i versi 7 e 11. Molto meglio dunque affidare tutto agli dei che sanno far tornare il sereno dalle tempeste e assegnano protezione contro le sventure, i versi 11-18. Così anche noi, continua la locutrice, se Larico risolleva la testa e diventa un ometto, si direbbe, diventa un uomo da tutti i punti di vista, no? Fisico, morale, intellettuale, sociale, potremmo tutt'a un tratto liberarci di molte angosce, i versi 19-22. Un carme di famiglia, eh? A che cosa serviva un carme del genere? Dove doveva essere eseguito? E per la famiglia, si parla della famiglia. Incentrato sul rapporto tra le relazioni sociali e la giustizia divina, caratterizzato da uno studioso gioco di anafore, di ripetizioni, di rispondenze, notevoli quelle di Allah, ma in incipit ai versi 3 e 7, di Cam e noi, sempre a inizio di strofe ai versi 11 e 19, e di Aips all'improvviso, sempre a inizio di Adonio, il versetto più breve, ai versi, il versicolo più breve, ai versi 14 e 22. Un carme che doveva fungere forse da preludio di una preghiera più ampia e a più ampia partecipazione, come la preghiera ad Era che Saffo chiede al tu di mandarla a formulare. Questa preghiera ad Era, con la sua atmosfera gnostica e con Saffo che sembra assumere un ruolo quasi sacerdotale, forse ce l'abbiamo. Ed è conservata da un altro frammento, il numero 17, che è appunto un'invocazione ad Era, titolare di un culto lesbio ben attestato a Messon, in questo Eraion, in questo santuario condiviso di cui parla anche Alceo, e un culto condiviso con Zeus e condiviso con Dioniso, che vengono apostrofati con epiteti diversi. Una preghiera che sembra alzarsi in un contesto festivo, al verso 2, come vedrete, si parla di una festa. È quello che si ricava dalla combinazione di quattro papiri, questa volta, che conservano rispettivamente, pur in forma assai frammentaria, i versi 1-20, due papiri di Ossirinco, i versi 1-17, il nuovo papiro della Green Collection, e i versi 1-10, un papiro della Società Italiana. Poi i versi 4-8 sono contenuti anche in un altro papiro di Ossirinco. È praticamente una sorta di puzzle fatto con i frustuli che avete visto prima. E il carme è questo qui, una preghiera ad Era, che probabilmente si concludeva con il verso 20 e probabilmente iniziava con il verso 1. Anche qui, nonostante le lacune, un componimento nella sua interezza. Presso me si celebri risuonante la tua festa amabile, Era signora, che auspicarono per sé gli atridi, i condottieri, dopo aver compiuto eccellenti prove prima intorno a Ilio e poi che furono salpati da là a qui, che non riuscivano a trovare la strada prima di venire a invocare te e Zeus e l'amabile figlio di Tione. Ora anche noi rendiamo a te, maestosa, come in antico, santi e bei riti. Vien qui questa schiera di giovani e di donne che ti invocano intorno all'altare. Gridare a modo, essere, giungere o era. All'epiclesi, all'invocazione iniziale, forse già strutturata in forma di preghiera, se quel vicino era l'elemento deittico che indicava l'orante, colui che prega, faceva seguito un breve ombelico narrativo,
forse con funzione eziologica, no? Di ricordare l'origine di questo rito, dedicato agli Atridi o a un Atride, che dopo una tappa a Lesbo, attestata nell'Odissea solo per Menelao, che si era separato da Agamennone dopo una lite, mentre in Eschilo, nell'Agamennone, i due fratelli partono insieme, si rimisero in mare verso la Grecia, previa invocazione a Lesbo, appunto, della triade, della divina triade locale. Zeus, Era e Dioniso, l'amabile figlio di Tione, come viene definito qui con una perifrasi. È quanto si dice ai versi 3 e 10, e subito dopo si ritorna alla preghiera con la dichiarazione di una continuità cultuale tra presente e passato, il verso 12, come in antico, e con i successivi riferimenti alla sacertà, non sappiamo bene quale ne fosse il riferimento, a una schiera di giovani e di donne, come nel frammento 44 e come in un frammento di Alceo, dove si parla di un rito e di un concorso, e si allude a un concorso di bellezza che avveniva in questo santuario, giovani e donne che forse stanno intorno a un altare, abbiamo pensato in diversi, che si dovesse integrare al verso 15. Una struttura di preghiera quindi molto tipica, come il frammento 1, lode ad Afrodite, in cui la divinità viene prima invocata, versi 1 e seguente, poi chiamata a ricordare un suo intervento benefico nel passato, versi 3 e 10 per gli Atridi, e infine implorata perché compia qualcosa di analogo nel presente, versi 11-20. Un carme, corale o a solo, qui non abbiamo molti indizi se non quella prima persona plurale che abbiamo visto prima, al verso 11, ma che non è dirimente, da collocare in una cornice e in una circostanza di carattere rituale cultuale. E che bisogni pregare molto è testimoniato dal fatto che le vicende delle famiglie di Lesbo sono sempre delle vicende particolarmente tese, con momenti di gloria e momenti di tracollo, con esili. E anche la famiglia di Saffo andò in esilio, come attesta una notizia del Marmor Parium, un'importante stele marmorea scoperta in due momenti differenti, nel 1627, in un frammento ampio che adesso sta all'Ashmolean Museum, e poi nel 1897 in un secondo frammento che adesso sta al Museo di Paro. È una sorta di cronologia universale dove si registra anche Saffo. Con questa notizia dobbiamo mettere in rapporto un frammento di Saffo, che è il frammento 98, dove il lusso orientale, l'idea del lusso orientale, sembra essere associata alla nostalgia di un tempo antico, alla lontananza da casa e ai riti, forse, dell'esiliato. Il Marmor Parium, come vi dicevo, un'iscrizione della metà del III secolo avanti Cristo, che contiene una cronologia universale dal 1581 al 264-263 avanti Cristo, che è il paletto da cui si prendono le misure. Da quando Saffo è andata in esilio in Sicilia sono passati tot anni e questi anni devono essere aggiunti al 264-263. Registra, come vi dicevo, anche l'esilio di Saffo. È il testo 7, ci stiamo avvicinando alla fine, nelle vostre fotocopie. Da quando Saffo se ne andò in esilio, navigando per mare da Mitilene sino alla Sicilia, sono passati anni. Era arconte ad Atene il primo Crizia e a Siracusa i Gamoroi, proprietari e terrieri, detenevano il potere. Una fastidiosa lacuna nel punto cruciale di questa notizia ci impedisce di sapere quanti anni devono essere sommati al 264 per ottenere la data precisa dell'esilio siciliano di Saffo, che andrà in ogni caso collocato, qui vi risparmio un po' di dossografia, un po' di incrocio delle fonti, sostanzialmente tra il quasi decennio che intercorre tra il 604 e il 596. Avanti Cristo, naturalmente, dunque ad una fase successiva all'esilio dei Cleanattidi, la fazione di Mirsilo sulla cui morte Alceo levava calici robusti, e precedente rispetto al governo di Pittaco, quella sorta di governo di emergenza nazionale, di tirannia illuminata, non so come chiamarlo, di governo tecnico, abbiamo varie formule, no, che indicano queste cose,
che per un decennio mise nelle mani di Pittaco il potere di Mitilene, in modo che le famiglie aristocratiche se ne stessero un po' buone. Una traccia di Saffo in Sicilia è anche la statua realizzata nel IV secolo dallo scultore Silanione, a cui fa riferimento anche Tazziano, un apologeta, nell'Orazio ad Grecos, e che viene menzionata anche da Cicerone nella seconda Actio delle Verrine, 425-127, tra le opere d'arte che Verre avrebbe saccheggiato a Siracusa. E Gallavotti, proprio sulla base di questo, pensa anche che Saffo fosse in esilio in Sicilia, precisamente a Siracusa. Dell'esilio dei Cleanattidi, invece, della fazione di Mirsilo, ma che potrebbe essere in qualche modo legata a Saffo, se davvero Cleide, sua madre, porta un nome che ha in sé la radice dei Cleanattidi, parla un interessante frammento, il frammento 98, con cui concludiamo la nostra odierna, è già troppo lunga, temo, rassegna. Anche questo restituito da due papiri che in realtà sono lo stesso, solo che un pezzo era finito a Copenaghen e l'altro pezzo era finito a Milano, editi per la prima volta da Vogliano, Achille Vogliano, nel 1939 e poi nel 1941. Un Carme in strofe tristiche, non tristi, tristiche di tre sticoi, cioè di tre versi ciascuna, che pare incentrato, udite udite, sul modo migliore di agghindarsi i capelli, dettato da colei che mi generò all'inizio e poi discusso in un dialogo drammatico che coinvolge l'io parlante e una Cleide, sì che tutto lascia pensare che Saffo stessa, come talvolta accade nei frammenti, si rivolgesse alla figlia Cleide ricordando i precetti di moda dell'omonima madre. È il testo 8 delle vostre fotocopie, lo leggiamo insieme. Perché colei che mi generò, che nella sua giovinezza grande ornamento, se uno aveva i capelli legati in un purpureo, era davvero questo. Ma colei che avesse più bionde le chiome di una fiaccola, con corone di fiori rigogliosi, ma da poco di mitre ornate da sardi alle città della Ionia. Io però per te, Cleide, non ho la mitra ornata, donde e come potrei, ma con il mitilenese, avere ornat. Queste memorie dell'esilio dei Cleanattidi conserva la città, che loro atrocemente si dispersero. Come vedete, questo Carme contiene uno dei rarissimi riferimenti della poetessa a vicende politiche contemporanee, in questo caso l'esilio Cleanattide, e di condizioni politiche che sembrerebbero poco favorevoli, almeno nel momento presente, lo si dice ai versi B1-3, all'approvvigionamento di capi di haute couture, come la mitra Lidia, che catalizza l'attenzione dal verso A10 almeno fino al verso B6, e che costituisce anche il trait d'union, per così dire, tra il frammento, insieme al metro e ad altri dati, tra il frammento di Copenaghen A e quello di Milano B, che ricorda la mitra di Alcmane e altre mitre rinomate di importazione orientale di cui la letteratura greca è letteralmente piena. Ma anche Lucrezio, anche Virgilio, la Meonia mitra di Eneide IV. Queste condizioni politiche a cui si fa riferimento in questo Carme potrebbero essere relative al periodo in cui Saffo era in esilio in Sicilia o a quello di rigore economico, di austerity diremmo, di spending review, che caratterizzò l'arbitrato nel decennio di Pittaco. Ma il carattere molto frammentario e anche scorretto, lo scriba che scrisse questi papiri non se ne intendeva moltissimo, sembrerebbe di lingua eolica e lesbica in particolare, rende aleatoria qualsiasi ipotesi sulla situazione politica immaginata dalla poetessa, autarchia in patria o indigenza in esilio, sulle sue relazioni con i Cleanattidi, ostili o addirittura parentali, come hanno ipotizzato alcuni, e con le altre famiglie aristocratiche della Lesbo del tempo. Che rapporti aveva Saffo? Perché è andata in esilio?
Quali sono state le sue relazioni parentali? Per esempio, se la mitra è l'oggetto del desiderio di sua figlia, di Cleide adolescente, possiamo pensare a una collocazione della vicenda nell'età di Pittaco, quando Saffo doveva avere oltre 50 anni, secondo la Suda, o almeno oltre 40, secondo invece Eusebio? E qual è la funzione, di nuovo, la destinazione di questo carme? A che cosa serviva? Dove doveva essere performato? Quale rito introduceva, accompagnava? Anche qui le ipotesi possono essere tante. Preparazione o esecuzione di un rito di nubilità o di una festa affine, un propempticon in vista di una partenza o di un esilio, oppure il preludio monodico, come ha supposto Franco Ferrari, quasi una giustificazione anticipata in tempi di austerità della semplicità nell'abbigliamento e nell'acconciatura di Corega e Coreuta. Siamo poveri, non abbiamo mitre lidi e dobbiamo fare con quello che passa il convento. Se ci limitiamo ai dati certi, vi chiedo l'ultimo sforzo e poi siamo davvero in dirittura d'arrivo, che cosa se ne ricava? Beh, io ne ricaverei che A. Saffo non può dare a Cleide la mitra ornata che costei desidererebbe. Non una mitra qualsiasi, ma una mitra di sardi, non facilmente recuperabile forse, tanto in un'epoca di autarchia mitilene, se non di contrabbando, quanto forse in un esilio lontano in Sicilia. B. Ai versi B4-6 il discorso verte ancora su qualcosa di ornato e sul possedere. C. A questi beni tessili, ornati per l'appunto, pare fare riassuntivo rimando il tauta questi riferito alle memorie, ricordi, ma il plurale sembra indicare che si tratta di qualcosa di concreto, vestigia, lasciti, dei cleanattidi, un valore che parrebbe quindi materiale e concreto. E di questi mnamata, di queste vestigia, di questi ricordi concreti, la città dispone adesso, nel presente, forse addirittura in abbondanza, mentre costoro, i cleanattidi, la città non li ha più, perché si sono atrocemente dispersi. Notevole la contrapposizione tra queste cose e costoro, i cleanattidi. Questi la città li ha, i cleanattidi non li ha più. Ora, se Saffo è in città, è forse questa la poichilia, l'ornamento, potremmo dire, che può surrogare l'assenza della mitra di sardi. Se invece Saffo è in esilio in Sicilia, la poichilia, che è residuale in città, a lei è completamente preclusa. Le è irraggiungibile, evidentemente. Un ulteriore punto. O l'esilio dei cleanattidi è qualcosa di avvenuto nel passato, se ha lasciato memorie, e i cleanattidi sono tornati a mutare la situazione, magari con una politica antilusso, che però la tradizione attribuisce a Pittaco e non a loro, o è tuttora perdurante l'esilio dei cleanattidi, perché i cleanattidi si dispersero, atrocemente tra l'altro, dice Saffo, e perché la città ha i ricordi ma non ha i cleanattidi nel presente. Se le cose stanno così, lasciti dell'esilio dei cleanattidi sarebbe espressione poetica e in certo modo, se ci pensate, un po' illogica, ma forse possiamo concedere questa illogicità a un poeta, a una poetessa, per lasciti dei cleanattidi che ora sono in esilio. Infine, l'avverbio atrocemente può indicare una simpatia di Saffo per i cleanattidi, e ciò la contrapporrebbe politicamente ad Alceo, o addirittura una sua appartenenza alla famiglia, come in diversi hanno pensato. Ma nel caso è in esilio e si è dispersa anche lei, o se è invece a Mitilene perché lei non si è dispersa con gli altri, altro problema da sollevare. Ma può anche indicare quell'atrocemente, e io la penso così, sommessamente, il possibile atroce esito di ogni esilio, e in tal caso la poetessa in esilio rievocherebbe, come uno spaventato monito per una casata intenta a celebrare e a cantare secondo tradizione, sia pure nella meno agiata situazione dell'esiliato, quanto accadde ai cleanattidi allorché si trovarono nelle stesse condizioni. A me sembra in definitiva che tra le varie ipotesi che sono state fatte, quella di una Saffo in esilio in Sicilia, nel luogo più lontano dall'amata Lidia e in condizioni economiche probabilmente meno agiate,
impossibilitata a procurarsi ornamenti celebrativi da sardi e anche per questo portata a inserire nel suo canto, oltre all'elemento nostalgico che è tipico dell'esiliato, della mitilene e dell'uso d'antan, anche un monito sugli effetti potenzialmente mortiferi che gli esili hanno sulle casate aristocratiche, tramite l'esempio dei cleanatidi. Un'ipotesi che tra le tante che si possono fare è forse soltanto la più probabile. Capofamiglia ombra quando manca un maschio in casa, sacerdotessa o quasi sacerdotessa, educatrice, etera, maestra di cerimonie, poetessa, cantrice, chi era Saffo in realtà? Beh, ammesso che ciascuno di noi non possa essere una cosa soltanto nella sua vita, in realtà i ruoli e i cappelli si assommano, e non assumere invece una pluralità di ruoli e di funzioni, io per esempio faccio il professore, ma faccio anche il babbo, faccio l'animatore, faccio il ciclista, faccio lo sciatore, una volta facevo il giocatore di basket, insomma ognuno di noi può essere più cose, no, nella sua esperienza. Alla fine di questa troppo rapida rassegna, ma per voi già troppo lunga, su Saffo e sulla sua famiglia e sulle celebrazioni ansiose che questi frammenti sembrano veicolare, non resta che ammettere che la prima Saffo, quella vera, quella storica, quella reale, resta un grande, imbarazzante interrogativo nella storia della letteratura greca e della letteratura occidentale. Un problema in senso etimologico, su cui i filologi di ogni tempo continueranno prevedibilmente a incrociare le spade, nell'inesausto duello delle ipotesi, delle ricostruzioni letterarie, storiche, socio-antropologiche, chi più ne ha più ne metta. Ma la seconda Saffo, e qui vi ho riportato un'immagine che la mostra a colloquio con Alceo, vedete, Alceo con gli occhi bassi, e Saffo che invece non ha timore di guardare dritto il suo interlocutore, la seconda, la Saffo falsa, quella denunciata appunto come falsificazione da molti biografi, quella dell'immagine con il libro che abbiamo visto all'inizio, la penna alle labbra, l'aria assorta, quella a cui non credono gli agguerriti spadaccini che incrociano le spade con le ipotesi sulla Saffo vera, quella divenuta di volta in volta Omero, Socrate, santa, prostituta, sacerdotessa, etera, maestra di scuola, tribade, altro ancora, quella è un patrimonio dell'umanità nella sua fortuna. Ed io adesso mi rammarico di non avervi parlato di lei piuttosto che della prima, facendovi vedere questi sdrucciti papiri e provando a cercare di afferrare qualche barlume di verità in ciò che la tradizione ci ha trasmesso di lei. Me ne rammarico, ma la strada sarebbe stata più lunga ed è già troppo lunga. Vi ringrazio della vostra attenzione.